Montevergine ha ufficialmente un nuovo abate, il 106esimo, e padre Riccardo Luca Guariglia, nominato da Papa Francesco e benedetto nel giorno dell'insediamento dal cardinale di Napoli Crescenzio Sepe. Guariglia, originario di Santa Maria di Castellabate, prende il posto di Umberto Beda Paluzzi, che per anni ha retto l'abbazia. Una cerimonia alla quale hanno partecipato le massime autorità della provincia, ma soprattutto tanti fedeli e devoti di Mamma Schiavona, una giornata di preghiera, emozione e spiritualità. Il 5 giugno scorso, quando i miei confratelli hanno espresso su di me la loro volontà, ho capito che Dio mi stava chiamando a fare un passo più grande. Mi chiamava ad esercitare una paternità più grande che San Benedetto richiede a chi monastero fa le veci di Cristo. La conferma da parte dell'amato Papa Francesco il 20 settembre scorso dava forza e certezza a questa mia chiamata. Al Santo Padre vada in questo momento il mio pensiero di filiale devozione e riconoscenza. Soddisfatto il cardinale Sepe, che si è detto pronto ad accompagnare il Papa qualora Sua Santità volesse visitare Montevergine. La funzione di questo monastero, che è un punto di riferimento per tutte le diocesi della Campania e non solo della Campania, ecco, con la guida spirituale, il nuovo abate, si consolida in una tradizione che comunque dà poi a tutti noi anche quella gioia, quella speranza che quello che è stato nei secoli, questo glorioso monastero, dovrà continuare. È la tradizione non solo storica, ma anche religiosa, apostolica in questo senso, ecco, di questo monastero che è inserito dinamicamente in tutta la vita della nostra regione. Riusciremo a portare il Papa qui a Montevergine? Beh, quello non dipende da me, dipende dal Papa. Ditelo al Papa, se lui ci viene io l'accompagno. La cerimonia si è chiusa con la prima benedizione impartita dal nuovo abate.